Auguri, 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 buon Natale, buon Natale, buon Natale a tutti, buon Natale, Merry Christmas for everyone. Ah, è finito, oggi siamo al 26, prosetto Stefano. Allora, auguri a tutti gli Stefani e le Stefane, auguri, auguri, auguri. Che faccio, me lo levo questo, è passato Babbo Natale? No, me lo lascio perché sì, perché siamo sempre il clima natalizio e io me lo voglio tenere, va bene? Comunque vi auguro ancora una buona continuazione di feste e buon anche ultimo dell'anno. Ok? Ci sarei ora questo video di che si parla. E due o tre questioni sul nostro Milan ci sono. E forse anche extra Milan. Però, innanzitutto volevo anche ringraziare coloro che mi hanno fatto tutti gli auguri, i rossoneri e non rossoneri. Mi hanno fatto gli auguri per il mio 38° compleanno di sabato 24 dicembre. E anche chi è intervenuto nella mia live di compleanno, vari Stefano di Tifosiamo, Luca Z, Gianni Boy Rossonero, Roberto Denaro e Jeremy Lumia. E anche chi per problemi vari tecnici non è potuto esserci, Jeremy Arcaro e Bruno Pizzul The Voice, i quali vi invito, vi esorto a seguire sia su Instagram che nei canali YouTube di tutti quanti, ok? Allora, che si può parlare? Che si può parlare? Intanto spero vi siano piaciuti i miei contenuti di vigilia e Natale, le mie canzoncine fatte reinterpretate da me natalizie per il nostro Milan, spero che vi siano piaciute. Intanto poi lasciate like, commenti e campanellina attiva qui sotto se vi va, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Oggi sono tutto cuffiato, come vedete, cappellato, cuffiato, occhialuto. Allora, giornata grigia, giornata bogliola, come si dice da noi, però ci sono degli argomenti di cui parlare, ovvero prima di tutto quello che sta tenendo banco è la questione infortuni. Abbiamo avuto delle ricadute, Maignan, da quello che si dice. Ora io poi ve lo dico sinceramente, non credo a tutto quello che dicono. C'è chi ancora esclude un suo possibile ritorno per le gare di Champions League col Tottenham, ma secondo me, io poi spero che mi smentiscano, però secondo me sembra troppo esagerato. Ora, che per gennaio ce lo scordiamo in campo, quello sì, è probabile, ma che ora per la Champions League non sia neanche pronto. Qui però secondo me, poi c'è Origi che ha avuto una ricaduta e qui mi dispiace constatare, anche qui spero che però che mi diano contro i fatti, che se accadranno, che non sia un pacco. La sensazione è che sia un pacco, ma non per le qualità. Il problema è che giocatori come quello, che è soggetto sempre a molti infortuni, tutte le volte ha ricadute. E avendo le ricadute non trovava la condizione. Ora è costretto a rifermarsi, è stato costretto a stopparsi di nuovo. E giocatori così, che da gennaio si inizia un'altra stagione, purtroppo, non hai il giocatore, non dico al 100%, ma insomma, di poco sotto. Non ce l'hai, perché è sempre infortunato e non prende mai la condizione, è inschierabile in campo. Di tempo che vi pare, allora qui o si butta sull'Asetic, De Ketelaere ho paura che rischino di bruciarlo del tutto a farlo giocare da punta. Se poi o va bene bene o va male male, c'hai Rebic, ma hai Lazetic. O se no vai sul mercato e ti vai a comprare una punta, tiri fuori i soldi, anche in prestito, qualche punta buona ti può garantire qualche rete. E la cosa perché Giroud non è che può far fare tutta la stagione fino a giugno, con Mondiali in groppa tutta la stagione, è lì il problema. E comunque qui ci sarà da riguardare anche il settore preparatori, insomma il settore medico, fisioterapisti, dottori e tutto, perché non è possibile che tutti gli anni qui ci sarà, secondo me, da rimetterci mano, perché è vero che gli infortuni ce l'hanno tutti, ma che tutti da noi tutti gli infortuni e rientrano due ne escono tre, rientra uno ne escono due, rientrano tre ne escono cinque. Non c'è mai una volta che siamo la rosa al completo. È difficile in questi anni dove giochi 100 partite all'anno, ma a caso, via, non è normale. Poi, un altro punto è la questione portiere, appunto, che si collega agli infortuni, ovvero che non c'è Maignan, però si sta cercando la seconda. Secondo me, io non vedo tutta questa necessità. Abbiamo Tatarusano, con i suoi pregi e difetti, comunque siamo secondi in campionato, ottavi di Champions League. È vero che non garantisce quello che dà Maignan, è vero, soprattutto anche se c'è da aiutare la difesa anche con il gioco dal basso, con i piedi, è vero, però il suo lo fa, ci ha salvato anche delle partite. E se poi in qualche partita tipo Cremonese non siamo stati buoni a segnare, non è di certo colpa di Tatarusano. E qui ragazzi. E poi abbiamo anche Mirante. Mirante, lasciando stare le quattro reti prese dal Liverpool nell'amichevole a Dubai della Super Cup, comunque
ma un portiere che come spalla di Tatarusano mi sembra affidabile. O magari a posto di Tatarusano, Tatarusano scala indietro. Anche perché io Sportiello a me piace, però ora per gennaio sembra difficile, anche se sembra che magari c'è un'apertura. Però è complicato. Gli altri nomi però non li date retta a tutto quello che vi dicono nei video, non li date retta. Vicario, Cragno, ma secondo voi, due portieri del genere a parte vanno pagati? Primo. Secondo voi, due portieri in rampa di lancio, sicuramente uno come Vicario. Vengono al Milan, nonostante siamo in Milan, vengono per fare i secondi portieri? Ma secondo voi? Poi ho detto io se i fatti mi smentiscono io sono più felice del mondo. Ma secondo voi due portieri in rampa di lancio vengono al Milan per fare da secondi? Non credo proprio. Almeno che Milan decide che Magnan non è più affidabile atleticamente, a fine anno lo scarica, allora avrebbe anche un senso prendere uno come Vicario, prendere uno come Cragno. Io penso che se dovesse venire Sportiello sia già accettabile quello. Quegli altri nomi? Lasciateli fare, non so. Ma prima bisogna arrivarci con un po' di logica su ste cose. È quello che farei anch'io. Io vabbè, tipo il Milan, mi chiamo al Milan, però sono portiere, gioco titolare. Mi chiamo un'altra squadra per essere titolare. Che ne so, tipo. È chiaro che andrei al Milan, io. Però mettiamoci nei panni di un uomo vicario. Mi chiama la Roma, mi chiama la Lazio, mi chiama la Juve, mi chiama l'Inter, mi chiama. E dove vai? Vai a fare il secondo di Magnan? Cioè non è logica la cosa. Io sì, io sarei capace perché per Milan c'è anche il terzo, però non è così, non stanno così. Comunque, poi, ora il 30, ragazzi, come sapete, giocheremo col PSV in dove? L'ultima prova prima di iniziare questo campionato a bomba, il 4. Il 4 crociamo le dita perché noi i lunch match non ci sono mai stati tanto. Sono sempre rimasti abbastanza indigesti, come sapete, storicamente. Speriamo di iniziare col piede giusto, anche perché abbiamo subito un'occasione, visto che il Napoli gioca con l'Inter, che possa perlomeno, non dico tre punti, ma almeno un paio, possa perderli e noi guadagnarli. Sarebbe già buono come inizio. Vediamo noi come ci prepariamo e andiamo. Vediamo un po' che ci prepara Pioli, vediamo un po'. Comunque, secondo me stanno lavorando bene e non so se saremo pronti al top subito il 4 gennaio, ma comunque ci siamo. Serve anche altre cose, Inter, Juve, ve lo dico sinceramente, non me ne frega un cazzo di quelle società lì. Pensiamo alla nostra e prepariamoci, ok? Intanto vi ringrazio, buone feste ancora una volta, buona continuazione, ragazzi, dal vostro Pezzotto Pazzi, like, campanella e sostenete il canale, ok? Ciao, forza Milan sempre, ciao!